La recente intensificazione delle ricerche ha portato anche alla scoperta di nuove domus. L'ultima è la casa dei delfini nella Regia Settima, ricca di affreschi dai colori vivacissimi. Gli affreschi sono stati protetti dalla lava praticamente fino adesso, in cui oltre agli animali che hanno dato il nome al monumento compaiono un pavone, un pappagallo, una pernice, animali fantastici. Abitazioni estremamente importanti sorgono anche alla periferia della città o nel ricco territorio agricolo circostante. Sono le ville rustiche, costituite di una parte residenziale, pars urbana, e di una parte destinata alla produzione, pars rustica. Produzione, per esempio, di vino e di olio con torchi, presse e macine e con recipienti di varie dimensioni. Nonostante l'importanza di questo tipo di attività, la pars urbana non rinuncia al lusso, alla comodità e alle tele e alle belle decorazioni pittoriche. Ricordiamo la villa di Poppea a Oplontis, quella di Fannio Sinistore a Boscoreale, la villa di Agrippa Postumo a Bosco Tre Case e la villa dei Misteri, celebre soprattutto per i suoi enigmatici affreschi, alla periferia della città, poco fuori Porta Ercolano. E poi edifici di minore rilevanza monumentale, che però svolgono un ruolo importante nella vita di ogni giorno, e che pertanto sarà bene elencare fin d'ora: Orrea, magazzini, Pistrina, panifici, Lupanares, bordelli, cuponnai, osterie, termofoglia, bar, fulonicca e tintorie. Subito fuori dalla città, proprio in direzione della villa dei Misteri e in prossimità di altre ville anch'esse importanti, seppur non altrettanto ben conservate come quelle dette di Diomede e di Cicerone, si estende la necropoli di Porta Ercolano. Talvolta le tombe sono di singole persone, ma più spesso appartengono a interi nuclei familiari, compresi i servi e i liberti. E questa è la situazione, per esempio, di uno dei monumenti più complessi, quello della famiglia degli Stacidi. Su un alto podio con tempietto circolare e statue. Potrà sembrare strano parlare della città dei morti in queste pagine che di Pompei dovrebbero narrare la vita, ma nella società romana, come anche in altre, il confine tra i due mondi è reso meno netto da almeno due atteggiamenti mentali caratteristici: il culto dei propri antenati, che ogni famiglia mantiene con cura, e l'aspirazione alla rappresentazione di sé o autocelebrazione nel monumento funerario che ci si fa preparare talvolta assai per tempo. Nei sepolcri della necropoli di Porta Ercolano, molto variati per tipologie e dimensioni, troviamo così ricordati per esempio Marco Porcio, lo stesso personaggio probabilmente che fece costruire l'Odeon e l'anfiteatro, oppure Umbricius Scaurus, industriale del Garum, la celebre salsa di interiore di pesce, che ha offerto alla città un grande spettacolo gladiatorio. La sua tomba con alto recinto reca appunto una raffigurazione di combattimenti o ludi. Altri sepolcri sono a Esedra, a Nicchia, a mausoleo circolare a forma di triclinio con allusione al banchetto funebre, altro elemento di collegamento tra i due mondi.
Bellissime foto. Professioni edilizia art. A determinare l'evidente floridezza della città fino al momento del disastro sono sedute la fertilità del suolo, la disponibilità di risorse naturali, la posizione favorevole nella rete delle vie di comunicazione. La produzione agricola è sviluppatissima, frutta e verdura dell'area vesuviana vengono esaltate dagli autori dei più famosi trattati sull'argomento. Mentre Cattone nel De Agricultura loda i fichi di Ercolano, Columella nel De Re Rustica elogia il cavolo e la cipolla di Pompei, ma soprattutto gli autori antichi, a partire dal già ricordato Plinio il Vecchio, lodano il vino, anzi i vini, perché sono noti vari tipi e vitigni, fra cui ricordiamo almeno il Pompeianum e il Vesuvium. Notevole anche la produzione di olio, ma non bisogna dimenticare la caccia, la pesca e l'allevamento. E sicuramente si allevano anche i ghiri, bizzarra prelibatezza della cucina romana. Ma torniamo a vino e olio, protagonisti non solo dell'attività agricola, ma anche di quella manifatturiera. Vino e olio si consumano in città e copiosamente. In uno dei tanti graffiti si esclama: Salute, noi beviamo come otri. Ma si esportano anche, e se per la distribuzione del Pompeianum e degli altri nettari nella stessa Pompei possono bastare appunto gli otri, per spedirlo in Gallia e in Spagna, in Africa e in Corsica, in Germania e in Britannia, occorre qualcosa di più solido, e cioè le anfore. In quelle province, ma anche altrove, è documentata la presenza di vino proveniente dalla città campana, quindi sicuramente a Pompei. La produzione di anfore, come pure di ceramica fine da mensa, deve aver avuto un certo rilievo. Sono stati trovati finora 3 forni per ceramisti. Il problema però è che l'argilla non è molto abbondante in zona. Sono infatti testimoniate rilevanti importazioni, soprattutto di ceramica eseguita ad Arezzo e a partire dal 40 d.C. a Pozzuoli o nella Gallia meridionale. Anche per le anfore probabilmente ci si approvvigiona altrove. Quanto all'olio, gli specialisti apprezzavano molto i frantoi di Pompei realizzati in pietra vulcanica. Altra attività industriale legata all'alimentazione è la preparazione del garum, salsa ottenuta dalla macerazione del pesce. A Pompei se ne produce un tipo particolarmente pregiato. Ma anche in questo caso, come per la ceramica, non mancano importazioni, né per quanto riguarda l'olio né per quanto riguarda il garum. Forse il motivo va ricercato non solo nell'eventuale insufficienza quantitativa del prodotto locale, ma nel desiderio di sperimentare anche qualcosa di diverso, nel quadro di una domanda più variata. Sicuramente indirizzata in prevalenza al consumo sul posto e invece alla produzione del pane e dei dolci. Si contano almeno una trentina tra forni e pasticcerie sparsi nella città,
alla cui animazione questi negozi devono dare un notevole contributo. Ovviamente non tutta l'attività produttiva è legata al settore alimentare. Una delle più importanti però è pur sempre connessa con l'allevamento ed alla lavorazione della lana. Sono testimoniate un po' tutte le fasi, dalla battitura del prodotto grezzo alla tessitura con il telaio, alla colorazione, officinae, ianifricariae, textoriae, tinctoriae. Connessa con l'allevamento anche la produzione del cuoio, e anche qui sono attestate tutte le varie fasi, dalla conciatura alla cucitura. In quello che oggi definiremmo il mondo delle professioni troviamo medici, giuristi, avvocati, i chirurghi, a giudicare dei numerosi ferri trovati nella casa di uno di loro, sono probabilmente in possesso di un buon grado di specializzazione. Giuristi e avvocati devono essere stati assai attivi. La sede dei processi è la bella basilica presso il foro, dove si è anche individuato il podio degli oratori. Attenzione particolare va riservata a coloro che lavorano nel campo dell'architettura e delle arti figurative, un terreno senz'altro fecondo. La perizia degli architetti, pur se a Pompei li conosciamo più che altrove, le applicazioni nel campo dell'architettura domestica si manifesta ovviamente anche nel campo dell'architettura pubblica, templi, terme, edifici per spettacolo. Si manifesta inoltre in campi più specificatamente tecnici, come l'adduzione dell'acqua, ma acquedotti si hanno solo a partire dall'età di Augusto. In precedenza si è usata in maniera sembra abbastanza efficace l'acqua piovana raccolta in grandi cisterne, o il già accennato funzionamento delle terme. Nel caso delle domus, però, si osserva meglio una situazione in certo senso paradossale, di quella maggiore o minore perizia tecnica nell'erigere muri più raffinati o più andanti, che si trova padrone di casa o ospite all'interno dell'una o dell'altra dimora, non coglie praticamente traccia. Ciò che nel domestico vivere quotidiano ci si trova intorno non è la vista dell'opus reticulatum o dell'incertum, ma delle pitture che di quei muri costituiscono la stesissima decorazione. Nessuna città del mondo antico ci ha lasciato in tale misura la testimonianza di come viene costruito dai proprietari delle varie abitazioni l'illusorio scenario delle proprie giornate.